Senta, Bossi candida suo figlio. E questo nepotismo, che non è nepotismo in questo caso, questa cosa le ha ispirato qualcosa o non le dice nulla? Può essere anche legittimo. A me il familiarismo e il nepotismo tendenzialmente non piace. Non attaccherei però la Lega più tanto, perché questo tipo di degenerazione appartiene anche ad altri partiti politici, devo dire, quindi sì, nella anche l'Italia dei Valori c'è qualche cosa di questo, quindi come vedo io parlo con molta franchezza. Sì, a me non piace questa cosa del familiarismo, però poi... Lei nel libro dice a un certo punto c'è qualcuno che mi dice bravo, De Magistris, o comunque che discute con me, però poi si vergognano di iscriversi all'Italia dei Valori, lo scrive. C'è una ritrosia di alcuni a iscriversi ai dare valori, perché capitano casi non residuali dove c'è una forte dicotomia tra quello che è il predicare e quello che poi viene realizzato da una parte della classe dirigente dare valori. Quindi di fronte a questo è qualcosa che le persone percepiscono, dice noi siamo molto vicini a quello che magari dici tu, a quello che magari dicono altri dirigenti dare valori, alle battaglie sulla Costituzione, però poi vediamo delle cose che ci lasciano perplessi, allora non ce la sentiamo di scrivere. Io dico sempre che però se vogliamo anche cambiare un partito bisogna metterci una faccia. Sono d'accordo. Perché cioè, la critica è sempre abbastanza semplice. Sono d'accordo. Sui foto ricatti lei dice, lo dico perché c'è un capitolo, non sono ricattato, è vero? Faccio sempre il commento. Però vede che si intende per ricatto. Io dice, ho visto che avevo un bicchiere di vino rosso, che fosse un ricatto. No, vabbè. Allora sono ricattabile perché il vino rosso è ricattato. Allora, non le chiedo, lei non mi darebbe mai un giudizio da tecnico perché lei rispetto ai suoi colleghi l'ha sempre fatto. Però un giudizio da politico su quello che sta emergendo sui foto ricatti, cioè database, dossier, video che vengono comprati e poi sottoposti all'attenzione di Berlusconi. Allora, primo punto, che idea si è fatta etica, mi vanno lei leggendo i giornali. Secondo punto, se io compro delle foto, mettiamo mi arrivano delle foto di lei con un automobile, mettiamo così, e sono direttore di un giornale e queste foto me le tengo senza pubblicarle, cioè le compro, me le tengo e non le pubblico. E poi non si capisce, la chiamo e le dico guarda, ho queste foto, allora se non vuoi che le pubblico mi dai dei soldi oppure mi fai un finto posato contro me, è estorsione o no pubblicamente? Vicende che stanno venendo fuori sono molto gravi, perché abbiamo una vicenda complessa, abbiamo da un lato quella che potremmo chiamare usando una vulgata giornalistica di cartoni, cioè ho anche la vicenda Marrazzo, ma non solo, anche altro, molto brutto. Io l'ho visto anche in due inchieste giudiziarie, in cui me ne occupai io, dove c'erano proprio delle centrali deviate, con pezzi anche delle istituzioni che facevano proprio dossier anche fotografici che poi ricattavano le persone. Dunque qua ci può stare distorsione, ci possono stare anche altri reati molto gravi. Quindi abbiamo da un lato queste fabbriche dei veleni, fabbriche dei ricatti che possono condizionare alla fine la vita pubblica, la vita istituzionale, eccetera. Poi c'è un profilo di vita privata, qua pure ne dobbiamo un attimo capirci. Io mi auguro che l'Italia non diventa il paese di Go. Cioè noi dobbiamo, ecco, per esempio la vicenda Marrazzo. Io non ho mai criticato Marrazzo per chi va con un transessuale, non mi permetterei mai di farlo. La vicenda grave è proprio la sua caduta di credibilità sul fatto che l'assegno, l'assegno, il luogo della prostituzione, probabilmente non lo so se c'è anche droga, quant'altro, cioè comunque uno squallore complessivo che non è un rapporto. Quindi io dico anche questo, noi dobbiamo recuperare un'intelligenza e una maturità del nostro paese. Cioè ciò che attira la sfera privata, strettamente privata, però il politico, il pubblico ha anche ovviamente una privacy ridotta, giustamente che sia, però una privacy da potere. No, ma questo cioè, non è il problema se Berlusconi, facciamo un'ipotesi, ha avuto una relazione. Io credo che questa sia perfettamente legittima. Ciò che si contesta è se tu utilizzi magari il volo di Stato, se tu magari a quella persona poi gli fai fare la carriera in Rai, se tu a quella persona magari la fai diventare ministro, però cambia, perché abbiamo uno scenario anche di mercimonio del corpo, non è un caso che Ghedini, cosa sarà pentito, ha usato il termine utilizzatore finale. Allora ecco, noi conquistiamo la civiltà della privacy, che significa che ognuno deve avere... È vero, lei ha chiesto una parte, ma sì.